Alle video recensioni di questo canale. Siamo in un'altra zona stracolt, Point Break, punto di rottura, un action movie filosofico diretto dalla mitica Catherine Bigelow nel 1991, sembra ieri lo era. All'FBI il poliziotto vecchio ha una teoria: i rapinatori di banche, mascherati da presidenti degli Stati Uniti, appartengono a un clan di surfisti. Starà al poliziotto giovane infiltrarsi e trasformare la teoria in pratica. Bodhi, personaggio magnificamente interpretato da il compianto, il mai troppo compianto Patrick Swayze, dice a un certo punto nel film: è adrenalina pura al 100%. C'è gente che sniffa cocaina, ci sono altri che se la sparano in vena, a noi invece basta fare un salto. La marcorda estivo si fa sentire, prepotente, roba da Summertime Sadness, invece di indulgere nel solito lo squalo, esiste il primo e basta, che però sulle piattaforme ha il nuovo doppiaggio del 2004, che innesca appunto il bestemmiatore automatico, decidiamo di rispolverare un film più recente, di soli 33 anni fa. E tutti i suoi anni, questo magione poliziesco al Supercult, un venerdì da Leoni del 1978, se li porta strabene. 122 minuti di pura adrenalina, ritmo serratissimo e apnoico, senza mai un solo momento di stanca. Tante le tematiche in ballo in questo Point Break, ovviamente l'originale, perché c'è stato un remake nel 2015, sul quale sorvoliamo per pietà. Il punto di rottura del titolo non è solo il momento massimo dell'onda, ma anche il punto di rottura della morale. Fino a che punto ci si può spingere, infatti, nei rapporti umani e nella vita in generale, per affermare la propria identità barra libertà. Film sull'amicizia virale scritto da Peter Iliff, ma girato da un regista fuori classe, da una regista fuori classe che si immerge mani e piedi nelle scene acquatiche, ci regala uno dei migliori inseguimenti a piedi, con tanto di lancio cinofilo, della storia del cinema, e cesella ogni scena con una cura certosina. Interpreti, neppure a dirlo, eccezionali, con il già 39enne Patrick Swayze in una forma strabiliante. Per tutti gli dèi dell'Olimpo, lasciate perdere il remake del 2015, che dovrebbe essere giudicato da un tribunale speciale contro i crimini estetici. Prendetevi questo cult del 1991 e divertitevi, perché è assolutamente da vedere e rivedere. Un saluto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, azionate la campanella e guardate sempre il link in descrizione per non perdere gli aggiornamenti su questo canale e sul cinema. Grazie, alla prossima.